Tragedia familiare in provincia di Caserta. Un caso di omicidio-suicidio è avvenuto a Santa Maria Capo Avetere, in via della Valle, dove i carabinieri nella notte sono intervenuti rinvenendo sul selciato il corpo senza vita dell'ottantenne Gennaro Merola. Dopo aver ucciso la moglie, l'uomo si sarebbe lanciato dal balcone dell'abitazione al primo piano in cui risiedeva. In casa è stato infatti trovato nel letto il cadavere della moglie, Gerarda Di Pietro, di 77 anni. La donna aveva evidenti lesioni al volto causate da un probabile colpo contundente. I carabinieri della compagnia di Casal di Principe hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 18 indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, rapina aggravata, furto aggravato in abitazione, furto aggravato, ricettazione ed estorsione. L'indagine ha consentito, tra l'altro, di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine alla commissione di 9 rapine in danno di esercizi commerciali, tra cui gioiellerie, distributori di benzina, supermercati, tabacchi ed un centro medico, 10 furti di cui 2 in abitazione e 4 episodi di ricettazione ed estorsione. Turbativa d'asta, 4 persone sono state arrestate dai carabinieri, tra loro l'ex capo dell'ufficio tecnico comunale di Casapulla in provincia di Caserta. I militari della compagnia di Santa Maria Capo Avetere hanno eseguito le 4 misure emesse dal GIP su richiesta della DDA di Napoli. I carabinieri della stazione di San Pietro a Paterno, a Napoli, hanno bloccato un broker che avrebbe rifornito vari pusher locali di marijuana e hashish e alimentato lo spaccio al dettaglio. Dopo un lungo servizio di osservazione in via dei Calzolai, i carabinieri hanno bloccato Pasquale Silvestri, un 45enne già noto alle forze dell'ordine, anche per reati dello stesso tipo. Subito ha ammesso di avere droga nel borsone da palestra che portava a mano. Nella sacca c'erano infatti una ventina di buste di cellofan contenenti 745 confezioni di marijuana, circa 1 chilogrammo, e 81 stecche di hashish, circa 300 grammi, oltre a un bilancino di precisione e a materiale vario per confezionare le dosi. I carabinieri della stazione di Brusciano hanno arrestato per detenzione di arma clandestina e ricettazione e per detenzione di stupefacente a fini di spaccio Saverio Pianese, 53enne di Mariglianella, già noto alle forze dell'ordine. Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione in via Napoli, l'uomo è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica carica calibro 6.35 con matricola a brasa. Avendo intuito l'imminente irruzione dei carabinieri, si stava accingendo a buttare l'arma da una finestra, ma è stato bloccato dai militari che hanno fatto prima di lui. Nella sua abitazione, inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati 52 grammi di hashish in stecchette pronte per lo sbercio al dettaglio. L'arrestato è stato tradotto nella casa circondariale di Poggioreale. I carabinieri della stazione di Pompei hanno arrestato in flagranza per furto aggravato 2 romeni di 25 e 32 anni. A seguito della segnalazione di un addetto alla sicurezza del punto vendita Media World nel centro commerciale La Cartiera, i militari sono intervenuti sul posto, trovando i 2 stranieri in possesso di 2 PC portatili del valore complessivo di 1.140 euro, appena rubati dall'esercizio commerciale e nascosti in un corpetto schermato artigianalmente per evitare il funzionamento dell'antitaccheggio, trucco che non era riuscito. La defuttiva è stata restituita agli aventi diritto. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione.